Giustetto Davide, giocatore del Pinasca, purtroppo una sconfitta qui sul campo del Castellamonte. E se è stata una partita sicuramente molto equilibrata, dove anche voi potevate sicuramente vincere. Sì, ci è andata male perché secondo me sono stati gli episodi che ci hanno punito, perché eravamo lì lì, siamo stati anche in vantaggio due volte, non siamo riusciti a tenere il risultato. Loro sono molto bravi, hanno due giocatori, Di Meo e Monti, che sono molto bravi, lo sapevamo perché li avevamo studiati. Però secondo me l'arbitro ha lasciato correre troppo, poi non so quello che si è visto da fuori, ma io trovo che mi ha lasciato correre un po' troppo. Ecco, forse qualche fallo non fischiato, ma anche soprattutto diciamo la capacità di non mantenere un vantaggio arrivato per ben due volte durante il secondo tempo. Sì, questa è una cosa che all'allenamento di domani vedremo di cercheremo di migliorare un po', perché comunque la nostra squadra sta crescendo, non è che sono tre anni che ci stiamo lavorando, non è così facile. Per noi è il primo anno, è il secondo anno in C2 e siamo riusciti a centrare i playoff, quindi senza avere grandi possibilità come giocatori, come hanno tante società, noi giochiamo con la gente del posto, quindi per noi è una cosa importante noi che riusciamo a portare il calcetto. Un peccato perché siamo venuti qua con tante speranze e purtroppo perdiamo, però l'importante è perdere sempre a testa alta, no? Quindi va bene così, ha vinto il migliore e va bene così. Gio Di Scalco, giocatore del Castellamonte, allora una bella vittoria sul vostro campo che sicuramente vi proietta alla seconda partita con grandi speranze per arrivare in C1. Sì, certamente, è stata una partita difficile, però comunque ormai penso che il più sia fatto, anche se non dobbiamo comunque mollare nell'ultima partita che faremo a Carmagnola. Comunque è stata una bella partita giocata dai vostri, soprattutto perché nel secondo tempo vi siete trovati per ben due volte sotto con risultato e avete avuto la capacità e la forza di reagire per voi portare a casa questo 4-3 finale. Sì, esatto, infatti ci siamo trovati sotto e ce la siamo vista brutta per un momento, però poi siamo riusciti a recuperare e va bene così, dai. È stata dura, ma... Sicuramente sei molto soddisfatto dei tuoi compagni e della prestazione in tutto il globale. Sicuramente, anche perché è una degna conclusione di tutta l'annata che abbiamo passato, tutte le fatiche che abbiamo passato in allenamento, nelle varie trasferte. È un buon risultato.